Operazione Deus Ex Machina, eseguite 5 ordinanze interdittive e un sequestro per 42.000 euro. Al termine di una complessa e articolata attività investigativa, i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Ragusa hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un dirigente medico specialista ortopedico in servizio presso le ASP di Ragusa, Catania ed Enna, di 3 imprenditori e di una dipendente di un'azienda fornitrice di ausili ortopedici, con sedi legali ed operative a Ragusa e ad Enna. Per il dirigente medico l'applicazione della misura della sospensione dal pubblico ufficio o servizio, mentre per gli altri il divieto per 4 mesi di esercitare attività imprenditoriali. A carico dei 5 indagati e delle 2 società coinvolte nell'indagine, il sequestro preventivo di circa 42.000 euro, quale profitto dei delitti commessi. Furto in una gioielleria del Sicilia Outlet Village, denunciato un 26enne di nazionalità tedesca. L'uomo, nella serata del 25 aprile scorso, si era recato presso il negozio di preziosi e, lasciando intendere la volontà di acquistare alcuni bracciali di ingente valore, aveva chiesto di provarli. Una volta indossati, approfittando di un momento di distrazione dell'addetta alle vendite, era scappato di corsa dal negozio, facendo perdere le proprie tracce. Le attività investigative immediatamente avviate dai carabinieri hanno permesso di risalire nel pomeriggio del 26 aprile all'identità dell'uomo che intanto dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo si stava imbarcando su un volo diretto a Colonia e grazie alla tempestiva attivazione del servizio di cooperazione internazionale di polizia, le autorità di polizia tedesca all'arrivo del volo presso lo scalo di Colonia individuavano lo stesso e sottoponendolo a perquisizione recuperavano la refurtiva, sottoposta poi a sequestro. Enna. Francesco Colianni si dimette da vice sindaco e si candida alle regionali. Da oggi, si legge sul suo profilo social, scendo in campo con forza, coraggio e determinazione da autonomista, per dare una visione alla mia provincia che sconta anni di assenza della classe dirigente regionale e nazionale. Mi candido alle elezioni regionali per rendere più forte la mia città e la provincia di Enna. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono dunque invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido domani mattina e del vetro e cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.